Carissimi amici dei pesci, buonasera. Continuiamo dopo una bella pausa, continuiamo con voi. Andiamo a vedere questa settimana dal 19 al 25 settembre 2022 come sarà la vostra settimana, le novità che ci sono, eventualmente qualche consiglio. Vediamo un po' come sarà questa settimana. Poi detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati ai prossimi video, e se avete bisogno di informazioni sul canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi. Trovate i miei contatti anche sulla voce descrizione a fondo del video. Allora, vediamo questa settimana cosa vi dice. Allora, per il segno dei pesci, dal 19 al 25 settembre 2022, cosa accadrà al segno dei pesci, come sarà questa settimana, quali saranno le novità, lo andiamo a chiedere alle nostre 5 carte, andiamo a fare i nostri chiarimenti. Eventualmente per i chiarimenti utilizzeremo anche l'altro mazzo, lì dove ne dovessi aver bisogno, ma ne ho bisogno sicuro. Quattro di denari, oh, nove di coppe, quattro di spade, sei di denari rovesciato e due di spade. A fondo mazzo abbiamo un 5 di bastoni. Ok, allora vi parla la carta di un inizio bello frizzante. Comunque c'è una bella energia, perché comunque per voi sta per iniziare qualcosa di nuovo, magari la conoscenza di una persona nuova, l'inizio di un qualcosa di bello che vi porta comunque un bel piacere, benessere più che altro emotivo, fisico. Però attenzione, perché potrebbe esserci anche un blocco in merito a una situazione altalenante che andrete a vivere questa settimana, o un qualcosa che avete vissuto anche nella settimana scorsa che vi trascinate, dove chiaramente vi fa venire dei dubbi e vi porta a fare una scelta che non sapete cosa fare. Potrebbero arrivarvi comunque anche delle sorprese che possono essere negative. Perché a fondo mazzo abbiamo un 5 di bastoni rovesciato che ci parla comunque di rabbia, di una rottura. Probabilmente è un qualcosa che decidete voi per il vostro benessere, per stare bene con voi stessi. Potrebbe anche esserci un dispiacere questa settimana, un qualcosa che magari accade, una situazione che accade che vi porta a dispiacere. Andiamo a chiarire le nostre carte e andiamo a vedere il nostro 4 di denari per il segno dei pesci, cosa vuole comunicare. È un benessere certo vostro, ma state attendendo anche un qualcosa, una comunicazione, un qualcosa che ed è una comunicazione che vi porta comunque giustizia nella vostra vita, una comunicazione che a quanto pare può tardare, oppure anche delle comunicazioni che magari possono non piacervi, ma che comunque vi portano ad avere delle novità, vi portano magari a risolvere determinate situazioni, anche quelle situazioni che sono bloccate, e tutto questo comunque per i vostri progetti. Ci vuole magari un po' più tempo, ci vuole insomma un faticare un po' di più, però insomma arriva qualcosa di bello. Vediamo questo nuovo inizio dovuto a cosa, questo nuovo 9 di coppe, cosa vuole comunicare a voi dei pesci. Una carta. Sì, è proprio un qualcosa che inizia per i vostri progetti, però prestate attenzione, perché potreste avere magari delle problematiche a casa, in famiglia,
qualcuno che potrebbe essere non d'accordo? Oppure, allora, per qualcuno di voi potrebbe essere comunque del denaro in arrivo perché vi state aspettando qualcosa. Nonostante tutto, ci sono delle difficoltà, ci sono delle situazioni bloccate, ci può essere una chiusura anche di un rapporto lavorativo, oltre che di una chiusura con qualcuno di vostro interesse. Però potreste incontrare un'altra persona nuova. Vediamo questo 4 di spade cosa vuole comunicare al segno dei pesci in questa settimana, 19-25 settembre 2022. Sì, vi sentite un po' bloccate, però dovete festeggiare qualcosa di bello. Il trionfo per voi c'è, con calma arriva senza problemi, ok? Potrebbe anche arrivare una bella relazione per chi sta aspettando una bella relazione, ma dopo la chiusura di un qualcosa che vi blocca, per voi c'è anche abbondanza, quindi veramente è una settimana che a parte qualcosa che non va, c'è qualcosa veramente di bello in serbo per voi. Vediamo questo 6 di denari rovesciato cosa vuole comunicarvi in questa settimana. È solo che vi vedo un po' giù a voi, nonostante le cose belle, nonostante cercate comunque di iniziare un qualcosa o cercate di proiettarvi verso l'inizio di un qualcosa, vi vedo stare un po' giù di morale. Ho l'energia semplicemente bassa, tutto qua. Infatti, questi dubbi di una situazione un po' altalenante che avete vi portano alle volte ad agire con leggerezza, con immaturità. Dovete riflettere prima di fare un'azione o prima di fare magari di dedicarvi eventualmente a qualcosa. C'è un inizio, sì, di un qualcosa di importante per i single, di una relazione veramente importante. Per quanto riguarda invece quelle coppie già formate, magari c'è un qualcosa che dovete andare a risolvere, qualche conflitto, qualche litigio in merito a qualche problematica che vi porta comunque un po' ad avere uno squilibrio, a non essere tanto equilibrati. Per i single, la relazione nuova che potreste intraprendere, una frequentazione, una nuova conoscenza, può essere basata su una fortissima attrazione comunque fisica, ok? Andiamo a vedere il 2 di spade, cosa vuole comunicare per il segno dei pesci nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022. C'è una giustizia per voi. Ci possono essere delle novità che vi portano comunque a una giustizia vostra. Nonostante tutto, ci possono essere magari dei conflitti, delle discussioni, delle rotture, che sia in un rapporto, che sia in una conoscenza o che sia a livello lavorativo, ci possono essere delle problematiche, ok? Magari anche qualche perdita economica dovuta a un'energia femminile che fino adesso vi ha messo il bastone fra le ruote. Ci sono delle scelte che dovete andare a fare, queste scelte sono comunque molto importanti. Andiamo a vedere quali novità vi arrivano in questa settimana, novità che vi arrivano e basta, dove non si può fare assolutamente a meno. Decise, ferme. Ci possono essere per voi delle gratificazioni a livello di un qualcosa di magari per un lavoro o delle problematiche che magari una terza persona vi ha causato e quindi c'è in un certo qual modo un riscatto, oppure potrebbero esserci dei messaggi che vi arrivano da parte di una persona, di un'energia maschile, ma dovete prestare attenzione a questi messaggi, perché questi messaggi possono essere semplicemente quei messaggi, sapete, quelli che magari ingannano, giusto che vi danno delle gratificazioni, ma per ingannarvi, ok? Quindi aprite gli occhi. Ci
Ci sono delle situazioni per voi in questa settimana che prevedono, che sono ferme, ma che prevedono comunque dei pagamenti, e quindi qui dovete prestare attenzione. Probabilmente questa cosa vi manda un po' in tilt, ok? Ma vi confermo che c'è l'incontro con qualcuno. Qualcosa che comunque vi farà bene. Andiamo a vedere invece che genere di comunicazioni potete ricevere. Nella settimana dal 19 al 25 settembre 2022, comunicazioni che arrivano per il segno dei pesci. Un'uscita da determinate situazioni, dopo un conflitto, dopo una litigata, quindi c'è una rottura che vi porta comunque ad uscire da determinate situazioni, a capire probabilmente che una determinata situazione forse non è per voi. C'è una persona troppo legata a degli interessi economici, una persona avida, comunque infedele, e probabilmente vi comunicherà probabilmente delle cose dove fa partire una discussione e voi decidete comunque di staccarvi, di allontanarvi e di dare svolta a un qualcosa comunque di nuovo, di andare, di viaggiare verso il vostro trionfo, verso le vostre cose, perché capite perfettamente che magari ci possono essere, possono continuare ad esserci delle problematiche. Andiamo invece a vedere, per voi del segno dei pesci, andiamo a fare ulteriori chiarimenti. Vediamo questo dispiacere che arriva, quindi questo 4 di denari e 4 di spade, cosa vuole comunicarvi in questa settimana, 19-25 settembre 2022. È un dispiacere, dispiacere, vediamo un po', è un qualcosa che riguarda comunque voi direttamente, è una lettera che vi arriva, ok? È una lettera dove ci sono una comunicazione, dove c'è un qualcosa di spiacevole comunque che vi arriva, come vi ho detto, in merito a una situazione bloccata. Attenzione come agite, attenzione, probabilmente anche può essere anche che riguarda magari dei pagamenti da dover fare. Prestate attenzione nel modo come agite, cercate di agire con maturità e non prendete la situazione comunque alla leggera. Poi andiamo a vedere questo 2 di spade e 2 di denari, ecco, ci sono appunto scritti, comunicazioni che riguardano eventualmente soldi o lavoro, ok? Andiamo a vedere queste comunicazioni che riguardano i soldi e il lavoro, come sono, se sono positive, se sono negative, quindi dove vogliono comunque portare. Qualcosa vi può portare magari a dover pensare un po', perché c'è qualche situazione eventualmente bloccata, un po' di destabilizzazione in quello che potreste comunque ricevere. In questa comunicazione che vi può essere fatta vi può portare destabilizzazione. Vediamo invece questo incontro, come vi ho detto, che dovrete andare a fare in questa settimana, dove vi porta. Questo incontro vi porta veramente a qualcosa di bello, ma dovete chiudere con un qualcosa o con qualcuno. Probabilmente è un incontro, anche da questo incontro potreste anche capire, magari vi porta delle emozioni belle, avvenimenti magari positivi o notizie positive, però capirete o potreste capire che c'è un qualcosa che non fa per voi. Potreste arrivare a capire questo, o che c'è semplicemente un interesse che va oltre, e questa cosa magari potrebbe non piacervi, magari potrebbe nascere qualche problematica in questo incontro. Sì, vi piace, o potreste andare a chiarire qualcosa, magari
o chiudendo una determinata situazione che eventualmente si è andata a creare. Vediamo invece questo 7 di spade e 7 di denari in merito a questi soldi che qualcuno probabilmente sta arrivando, ma che sono in questo momento bloccati. Sì, attenzione a come agite e come vi comportate, ve lo torno comunque a ripetere, qui c'è un incontro ancora, prestate attenzione a un inganno, ok? C'è un blocco, c'è un qualcosa che magari non va a secondo di come voi potete decidere, ok? Quindi magari dovete ricevere dei soldi, pensate di fare in un determinato modo, ma questo non risulta nel modo come dite voi, oppure attendete comunque delle comunicazioni, ma magari queste comunicazioni non sono chiare, non sono belle e non sono quelle che voi vi aspettate. Vediamo ancora queste novità, 9 di coppe, 9 di denari, cosa vogliono comunicare per il segno dei pesci? Possono essere delle novità di ostacolo per mezzo comunque di una donna. Qualcuno vi potrebbe ostacolare, vi potrebbe ostacolare, una donna vi potrebbe ostacolare e potrebbe eventualmente qualcosa essere portato comunque sia a una rottura. Potrebbe anche essere qualcosa, una certa insoddisfazione comunque sia in casa, quindi un qualcosa che riguarda le mura domestiche, ok? E quindi ci potrebbe essere un ostacolo in questo senso. 9 di coppe, 9 di spade, cosa vuole comunicare? Quindi novità in merito a un ostacolo che si può andare a creare in famiglia, ecco, questo intendo, in famiglia o chi vive una relazione in casa, quindi anche a casa, chi convive, ecco, questo intendo. Allora, altre novità sono in merito ai vostri progetti, al vostro trionfo. Andateci con calma, ponderate bene le decisioni che dovete andare a prendere. Occhio a chi vi pugnala le spalle, occhio a chi cerca di mettervi il bastone fra le ruote. Voi dovete prendere questa settimana un'importante decisione che riguarda il vostro futuro. Prestate attenzione alla decisione che prendete, perché non è detto che possa comunque portare a quello che voi volete. Quindi cercate di non agire con leggerezza. Ci possono essere delle rotture, ci possono essere delle situazioni comunque bloccate che dovete chiaramente andare a risolvere. Andiamo a vedere invece questo 9 di denari e 9 di spade. Cosa vi vuole comunicare ancora? Quindi altre novità per il segno dei pesci. Una decisione da prendere, netta, ferma, su una situazione. Se volete avere il vostro inizio, e il vostro inizio deve essere il migliore dei modi, dovete lasciare andare determinate difficoltà, separarvi da determinate difficoltà che non vi appartengono, quindi dovete prendere una decisione e mollare tutto ciò che non vi fa star bene e quindi proseguire e andare avanti verso la propria strada, chiudere un ciclo, rompere con determinate situazioni determinati comportamenti, non assumere gli stessi comportamenti che avete sempre avuto, quindi cercare di proseguire e di andare avanti nel migliore dei modi. Riflettete tantissimo, fatelo con la massima maturità, vi raccomando, e le scelte che dovrete andare a prendere, dovrete fare, ok, fatele ponderando bene determinate situazioni. Cari miei, questa è la vostra settimana,
Noi ci sentiamo più tardi per l'oracolo del giorno, attendo un like e un commento. Grazie a voi.